c'è tutto quanto corretto, qualsiasi movimento esso sia, ok? Anche nel winch, tutto quanto con una certa compostezza. Poi al momento di fare l'applicazione, tutto decade in un vero e proprio picchiarsi con le braccia e con le gambe, ok? In una maniera pugilistica occidentale. E quindi va un po' contro, anzi va totalmente contro quelle che sono le applicazioni interne. E oggi, con il mio allievo Sabino, ti darò una piccola dimostrazione di questo, proprio per darti un effetto visivo. Ovviamente la sensazione poi va sperimentata, ma voglio darti questo effetto. Proprio voglio farti vedere la differenza. Allora, se io, Sabino si piazza qui, io tiro una scarica di pugni che non meno forti, il motore, la tecnologia più o meno di movimento è questa, la catena cinetica, il pugno, e con quanta più potenza meglio è, ok? Lui è, l'effetto di lì non è tanto, ovvio che se lo colpissi sul viso ovviamente farebbe molto male, ma a livello di gestione del corpo non sto rispettando nulla di tutto quello che io poi alleno a livello di Neigung e di Qigong, quindi di arte marziale interna. Con l'arte marziale interna il corpo si espande in tutte le direzioni, ok? E il fare, il trasferimento deve essere 100% su di lui. Il mio movimento non viene sprecato. E poi annullato qui, no, deve toccare il bersaglio. Io non sto facendo quello che in cinese viene chiamato da, non sto picchiando, sto facendo fa. Quindi il corpo, tutta la fascia, prendosi, esplodendo, va sul bersaglio. In questo caso lui è qua e riceverà l'effetto qua. Se fosse qui riceverebbe l'effetto qui, perché è tutto il corpo che va. Quindi fa Jin, da quello che ho capito, ho appreso dai miei maestri, l'effetto deve essere qualcosa più simile a questo, dove io non lo sto impattando e spingendo, non lo sto impattando e spingendo, sto scaricando tutto, tutta la potenza lì. Non importa se sono distante, ok? Sono a corpo raggio. Cosa senti a livello di differenza? Se senti una certa differenza nei punti? La differenza sostanziale che la persona può percepire, nonostante ci sia un colpitore tra noi due, è che quando si va a colpire con il classico pugno di forza si sente un'applicazione su un punto più o meno forte. Mentre quando subisci un'applicazione interna, l'alternazione interna, è come se non ci fosse un punto di applicazione, ma fosse, posso dire, il corpo che viene sobbalzato da qualcosa di più. Esatto. Questo è quello che in maniera, diciamo, veloce riesco a descrivere.